18esima sconfitta in campionato per la Lina Vilci Pier Domodossola, che assaggia la vittoria nel primo tempo contro San Miniato, ma crolla nel terzo quarto. Punteggio finale di 87-77, che condanna una Lina Vilci Pier a cui è difficile recriminare qualcosa contro un avversario nettamente più forte. Mili parte con Ballabio, Di Meco, Romer, Avanzini e Zaharie. Barsotti risponde con Nasello, Benitez, Preti, Lasagni e Magini. È un'ottima Lina Vilci Pier quella che approccia il match contro San Miniato nel turno infrasettimanale di Serie B. I padroni di casa appaiono fin da subito più reattivi e aggressivi su ogni pallone e dopo 3 minuti di gioco sono già avanti per 10-2. San Miniato, forse ancora con la testa alla grande vittoria rimonta nello scorso weekend contro Valsesia, ci mette qualche minuto a entrare in partita. A metà quarto Domo allunga sul più 8 con una gran tripla di Avanzini e i ragazzi di Barsotti iniziano a sfruttare il peso e l'abilità sotto canestro dei loro lunghi, Nasello e Preti, che chiuderanno il primo quarto rispettivamente con 9 e 14 punti. A 3 dalla fine è proprio una tripla che parte dalla mano bollente di Jacopo Preti a portare i Toscani a meno 4, ma l'ingresso in partita di Rovere bilancia gli equilibri dall'arco con la bomba del 23-14. Con una buona distanza di sicurezza Domodossola chiude il primo quarto sul 29-20. A rientro, botta e risposta da 3 fra Preti e Ballabio, poi Rovere piazza la tripla del 43-33. Gli attacchi funzionano bene da entrambe le parti e le difese concedono qualcosa in più del dovuto, specialmente dall'arco. Qualche cattivo posizionamento dei ragazzi di Midli costa il ritorno di fiamma di San Miniato, che a fine quarto colpisce con Apuzzo, lasciato solissimo, e poi con Neri, che sfrutta un regalo sulla sirena. Si va all'intervallo lungo sul 51-45 per una vivacissima Lina Vilci Pier. Di ritorno dalla pausa, la partita cambia completamente e l'uragano San Miniato si abbatte sulla squadra di casa. Nel giro di 3 minuti, Benitez, Magini e Preti macinano punti e portano i Toscani sul meno 1, preparando il palcoscenico per l'ingresso in campo di uno strepitoso Lasagni, top scorer di giornata con 22 punti. Sua la tripla del sorpasso e il canestro che assesta il punteggio sul 58-62 ospite. Domo, dopo due quarti sempre in vantaggio, subisce il contraccolpo psicologico e inizia a perdere palloni semplici e a commettere errori ingenui. A metà quarto, Preti sgancia la bomba del più 7, Fornari risponde per il 61-65, ma da quel momento in avanti la Lina Vilci Pier non segnerà più per 7 minuti. San Miniato domina e infierisce su una difesa completamente sfilacciata, sia dall'arco che in penetrazione. Il terzo quarto si chiude sul 61-74, ma il parziale già pesante di 9-0 si allarga ulteriormente fino all'ultimo quarto, fino al 17-0 rotto da D'Andrea con il punto del 63-82, una partita ormai ipotecata da San Miniato. Nel finale, Domodossola, guidata da Zaharie, infila un mini parziale di risposta di 8-0, ma è già garbage time. Dal massimo vantaggio di più 21 si arriva al più 10 finale, termina 87-77 per San Miniato, che nega la Lina Vilci Pier due punti che sarebbero serviti come l'ossigeno.